Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Veronica Ursidà, ex dama di Uomini e Donne, ha raccontato di aver vissuto momenti di paura nella stazione di Milano. Ha condiviso con i suoi follower l'esperienza angosciante che ha vissuto mentre aspettava il treno al gate della stazione. Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cos'altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano Gate e vi giuro, in mezzo a 1000 persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla. I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia. Dopo vi racconto, perché credetemi, non ho voce ora per tutto questo, ha scritto la Ursidà. Dopo qualche ora, l'ex dama ha continuato a raccontare l'accaduto. Sinceramente ancora tremo e sono schifata. Non vedevo l'ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta per tanti motivi. Scendo da Italo per andare a prendere la coincidenza e vado al gate, e noto 3 extracomunitari che mi guardavano e dicevano delle cose. Momenti di paura in metro per Veronica Ursidà, ex dama di Uomini e Donne. L'ex dama ha spiegato di aver notato che gli uomini si stavano avvicinando a lei. Così ha preso la valigia e si è rifugiata in un bar per 10 minuti. Quando è uscita per prendere il treno, si è posizionata in mezzo alla folla, ma ha sentito qualcuno spingerla e toccarla da dietro. Ha reagito girando la valigia e spingendo indietro, senza sapere se gli uomini volevano aggredirla o derubarla. Veronica Ursidà ha anche sottolineato che nessuno tra le persone vicine si è accorto di quanto stava accadendo e nessuno l'ha aiutata. Uomini e Donne, Veronica Ursidà. La cosa assurda è che davanti al treno c'era la polizia che chiedeva i documenti prima di salire perché il treno arrivava al confine. Mi sono anche arrabbiata con loro perché dovrebbe esserci più vigilanza. Sono stata sotto shock fino a poco fa, ha spiegato la Ursidà, che ha intrapreso la carriera da influencer. L'ex dama ha risposto a chi le chiedeva se pensasse di tornare in trasmissione. Un ritorno in trasmissione non rientra nei miei progetti. Uomini e Donne è stato un percorso importante nella mia vita, che io ho fatto soprattutto per sbloccare una situazione problematica che mi portavo dietro. Avevo avuto una relazione molto difficile e l'anno precedente ero caduta in depressione. Quando sono arrivata nel programma ne ero appena uscita, quindi per me era una rivalsa. Volevo trovare l'amore, ma desideravo anche riprendermi la mia identità e la mia forza. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.